Buongiorno. No, ce l'ho col telefono, non c'è nessuno. Mamma mia, come sei allarmato subito. Dove è la gente? Dove è la gente che io faccio fuori tutti? Dove stiamo andando? Andando al mercato. Aiuto! Allora, stiamo andando al mercato perché l'altro giorno al supermercato. Ora non ce n'era niente. Quindi oggi stiamo andando al mercato, vediamo se c'è qualcosa di più. È che la mezza stagione per la verdura è un po' particolare, perché quella della stagione precedente comincia ad andare via. Quella della stagione in arrivo sta arrivando, ma ancora non ce n'è abbastanza. Quindi è una stagione con poca, la mezza stagione un po' poca verdura. Metto un po' di lucida labbra. Ok, questo qui è dell'Astra, è di, non ce n'è biscotti. L'Astra è un brand italiano, vegano e cruelty free. Io lo trovo dai cinesi. Però l'ho pagato caruccio, questo lucida labbra, l'ho pagato 6 euro, per carità, è buonissimo. Mi fa le labbra molto più morbide del burro cacao e ha un profumo di dolce, è buonissimo. Ed è anche bello, però 6 euro è aumentato. Io ho sempre preso questo, i trucchi ma anche gli smalti di questa marca anni fa, prima che si facesse tanta pubblicità e che costasse così cara. C'erano degli smaltini piccolini così che io adoravo perché riuscivo a finirli e i colori erano veramente belli. Non so se ce li ha ancora. E li pagavo 80 centesimi e io li adoravo, intanto me ne prendevo uno e riuscivo a consumarli senza problemi. Però è un po' aumentata, è aumentata parecchio, quindi guardavo i prezzi, è aumentata. Adesso stiamo aspettando Papino, apriamo un pochino, non ho ancora aperto, ma un po' freddino. Adesso andiamo dalla nonna. Andiamo dalla nonna, ci andiamo a prendere la nonna. Ready, nonna? E Ginger? Noto Papino. Ginger? Ginger a casa sua non viene con noi, va bene? Buongiorno, allora finalmente dopo ben 4 anni che siamo qua abbiamo le tende. Guardate che meraviglia, tende e tende.
Non sono messe benissimo perché ho sbagliato la misura del bastone, l'ho presi troppo lunghi, quindi dovremo poi rimediare. Però intanto le ho appese così ai gancini perché tanto hanno gli anellini. Almeno cominciamo ad averle su perché, vabbè, oggi piove, è grigissimo, non si vede niente. Si vede poco, adesso si vede anche tanto in confronto a prima. Quindi ok, però di solito qua entra un sole assurdo. Infatti le ho prese così, sono abbastanza spesse. E riparano abbastanza, così almeno finalmente non ci accecchiamo, perché poi noi abbiamo la TV qui. E con il sole che ti va proprio negli occhi è fastidiosissimo. E mi piacciono tanto, soprattutto da questo lato di qua, con le piante di basilico. Ora dovrò rimediare quel casino lì, perché non mi piace, sono tutti barattoli, spezie, robe varie. Quindi quello che faremo sarà poi comprare dei cestini dove sistemare tutte le cose e mettere dentro, in modo che sia più carino da vedere. Vabbè, lì ci sono le pappe dei cani, poi le sposto. E adesso ci manca da togliere sta roba. Lasciate perdere la spesa, devo finire di metterla via, ma volevo prima mettere tende perché è più divertente. Sto mobile schifoso, che se io con l'apertura automatica, così guardate, e si apre il mobile. Cioè, ma dove lo trovate un mobile così? E fa schifo. Lì c'è proprio stato tutto storto. E lo cambieremo. Solamente che il tipo, no, luce, luce, luce. Il tipo del negozio ieri ci ha detto che l'ha riordinato perché non gli era arrivato quello del colore che piace a noi, ma forse tra un mese di più, non lo sa. Quindi abbiamo deciso che lo prenderemo bianco lo stesso, anche se lo preferivamo dell'altro colore sul marroncino, più o meno di questo colore qua. Però vabbè, non ce la facciamo più perché la situazione c'è, dai, anche no, veramente. E quindi niente, lo metteremo lo stesso bianco e metteremo bianco anche sostituiremo quella libreria lì, che anche quella lì non ce la fa più, anche quella lì ha fatto la muffa, e sostituiremo anche quella e faremo le pareti verde salvia, le faremo tutte invece di farne solo una. Questa qua doveva restare bianca, la farò anche quella verde salvia, così c'è il contrasto con il mobile bianco, perché bianco su bianco l'ho già avuto e ad un certo punto è troppo, cioè è tutto molto asettico e non diventa un po' noioso, e quindi alla fine non è il massimo. Quindi faremo così, scusate la luce, faremo così e martedì scenderemo e vedremo cosa fare. Per ora intanto sono contentissima di avere le tende. Ma quanto è bello, dai, sembra una cosa vera, non quella tenda messa lì in quel modo brutto, così è molto più ordinato. Vedremo poi quando ci sarà il sole, perché oggi è brutto tempo, vedremo come riparerà il sole. Adesso però vado a cucinare, visto che piove, è brutto tempo, farò una bella pasta ai fagioli. Spiegami, perché hai dovuto togliere questo e sederti direttamente così? Non mi chiedere del cocco, che hai appena fatto un guaio.
Hai appena fatto un guaio grosso. Lo diciamo cosa hai combinato? Lo diciamo a tutti che cosa ha combinato Eddie, che ha fatto la cacca e la pipì in casa. Eh sì, in casa l'hai fatta. Perché? Perché piove. È vero? Sei proprio un combinaguai. Un birichino combinaguai sei tu. E poi mi fai gli occhioni. Ecco. Hanno finito il guaio. Sei un birichino teppista tu. Sei un piccolo teppista. Invece il Cookie è bravo. È vero che è bravo Cookie? Sì, è bravo Cookie, sì. Cookie esce a fare la pipì, è vero. E che si fa adesso? Che si fa, scodinzola? Che si fa? Che facciamo? Facciamo il bagno. Eh sì, ecco. Dobbiamo fare il bagno. Sì, dobbiamo fare il bagno. Allora è arrivato il momento di salutare. Proprio qua devi venire, ma tu eri di là. Tutti deve scomodare lui, eh? Tutti si devono togliere quando Eddie si deve mettere. È vero? Con questo petto bello. Bello mio Eddie. Bimbo, sei bellissimo. Niente, dicevo, adesso concludo il video. Così vado avanti con questa maglia che ieri ho dovuto disfare tutto quello che avevo fatto la manica, perché mi sono resa conto che avevo lasciato questa parte troppo grande. Ho disfatto quello che avevo fatto di manica, ho fatto un bel pezzo così e ho cucito ancora un po' qua. E
Ho lasciato tipo tanto così, era enorme. E adesso l'ho rimpicciolita e va bene. Sbaglio sempre io quando faccio le maniche in questo modo. Prima o poi ci azzeccherò il primo colpo. Vabbè. Anche perché devo, non so se riuscirò a far uscire il tutorial per domenica. Molto probabilmente farò nel frattempo quello del punto brioche. E poi questo lo slitterò ancora di una settimana perché ci sto mettendo tanto. È un filato molto molto sottile. Sto usando l'uncinetto numero 4 e ci vuole tantissimo. Vabbè, niente, dai, io adesso vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!